Ti invito a rimanere di 5 minuti al seminario. Perfetto. Consigliere Capano. Sindaco, signor Presidente, per la verità io credevo fino a un minuto fa che il ruolo della vicepresidente toccava all'opposizione. Come si è diventato dall'operazione che da qualche consiglio un anno fa avete premiato chi ha dichiarato di stare vicino a voi. Mi sento solo mortificato quando sento il capogruppo della PDL, quando fa delle affermazioni che sono gravi in termini politici. E quindi deve sapere il consigliere Giudice che l'UDC, in qualità mia personale di comizio del capogruppo che rappresento questo partito, noi manteniamo tutti gli impegni presi. Il nostro voto era coerente ed è stato coerente sul nome di Esposito Orlando. Quindi faccio le mie scuse al consigliere Orlando se per un attimo è stato mortificato questa crisi. E che cosa devo dire? Chi la fa l'aspetta. Quando in qualche giorno prima si scherza, mortificando, prendendo qualche ruolo che tocca alla maggioranza come da statuto, ecco che si verificano anche queste cose all'interno di questo Consiglio Comunale. Io sono un esperto, io vorrei capire da dove è partito questo trasversalismo su questo ruolo. Guardate, è mortificante. È mortificante che una votazione su un ruolo banale, che però poteva fasciare un'intera opposizione con un'intera maggioranza. Oggi anche questo è venuto meno. Io per te mi cambia la discussione. Io spero solo all'intera opposizione di dimostrare che siamo prima di politici ma uomini. Buongiorno Sindaco, buongiorno Presidente, buongiorno Consiglieri, buongiorno al pubblico che ci ascolta. Ecco, cerchiamo di capire che cosa è successo. Con un voto segreto, praticamente un vicepresidente del Consiglio è stato eletto da parte mia e da parte di tutto il partito dell'Abito, vanno di congratulazione dello Cercone, che possa ben operare per la città e per questo Consiglio. Mi ha preceduto leggermente il consigliere Capano, quando giustamente dice chi la fa l'aspetti, no? Il giorno 15, anche di 15, sono state fatte le commissioni e a nessuno di voi può essere sfuggito che c'è stato una trasversalità nella votazione di qualche presidente. Allora io ritengo che così come ci sentiamo scandalizzati oggi, ci saremo sentire scandalizzati martedì, quando praticamente con i voti dell'opposizione si è fatto un presidente di una commissione. Allora io ritengo che se vogliamo fare i realismi o lo siamo e li facciamo sempre, oppure è meglio mettere da parte il finto moralismo e affrontare le questioni. Le questioni che stanno sul tavolo. Oggi c'è una maggioranza che ha delle difficoltà che sono evidenti, siamo nell'immobilismo di Damana, sottiamo fino alla nostra. Però questo non ha fatto sì che lo consiglio così, non prego di avere di altre conclusioni perché siamo solo in difficoltà. Quindi una serie di interventi successivi.
nel